In te la nostra gloria, o croce del Signore, per te salvezza e vita nel sangue redentore. La croce di Cristo è nostra gioia, salvezza e risurrezione. Queste le parole di Monsignor Tremolada, pronunciate nell'omelia in occasione delle celebrazioni di apertura del Giubileo straordinario delle Sante Croci. La Compagnia dei Custodi delle Sante Croci è un ordine cavalleresco fondato nel 1520, con la finalità di amministrare e salvaguardare il tesoro delle Sante Croci del Duomo Vecchio. Nel 500° anniversario della fondazione, Papa Francesco ha concesso l'indizione di un giubileo straordinario, che si è aperto il 28 febbraio e finirà il 14 settembre 2020. Ci sono due circostanze eccezionali. La circostanza del giubileo dei custodi delle Sante Croci, che festeggiano i 500 anni dalla nascita della compagnia, e purtroppo questo momento di allarme che si è venuto a creare per le ben note vicende di carattere sanitario. Forse c'è un legame fra queste due vicende. Ricordiamo che nel corso dei secoli la reliquia insigne che abbiamo appena potuto adorare insieme al Vescovo è stata per Brescia un riferimento molto importante e veniva appunto adorata in maniera particolare quando c'erano situazioni di grave pericolo, come poteva essere la peste, la carestia, malattie particolari, degli assedi, e anche per ringraziare il Signore per la fine di queste vicende di criticità. Speriamo nelle prossime settimane di poter anche noi rifesteggiare davanti alla nostra reliquia, che appunto è una reliquia di Brescia, questo momento che oggi è così penalizzante e pericoloso. Certo rimane l'amarezza di avere organizzato e preparato un giubileo per una molteplicità di persone e doverci trovare qua in numero ristrettissimo, puramente simbolico. Speriamo di avere presto l'occasione di poterci riunire tutti insieme e continuare il nostro percorso quaresimale. L'apertura, per le indicazioni legate alla prevenzione del Covid-19, è stata presieduta dal Vescovo Pierantonio a porte chiuse e in diretta televisiva. È fruibile sul sito della Diocesi e in Duomo anche il sussidio per l'itinerario giubilare dal titolo La bellezza che nutre, con diverse stazioni, anche multimediali, allestite nella rotonda.